Buonasera a tutti, buonasera alle persone, ai partecipanti e ai presenti in questo nuovo incontro e solito incontro con i convegni che lo Studio della Bella Associato sta organizzando da molti mesi. Oggi parleremo di antiriciclaggio. Innanzitutto una informazione di servizio: il convegno viene registrato per poi essere diffuso tramite i canali web e anche poi la possibilità che le slide sono poi messe a disposizione dei partecipanti. Io chi sono? Sono l'avvocato Eleonora Mataloni, sono responsabile dell'area digitalizzazione e in generale compliance. Oggi parlo di un argomento su cui sono chiamata a intervenire meno, ma che naturalmente invece si pone tanto giriamo le slide, si pone come filone appunto delle competenze che lo studio può offrire in tema di compliance aziendale per i professionisti. Parliamo di antiriciclaggio e come potete vedere dalla prima slide, partirei semplicemente dalla definizione, ossia l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, ma anche beni o altre utilità. E quindi quando parliamo di antiriciclaggio ci riferiamo ad un'attività che coinvolge un'ampia categoria di soggetti che poi scopriremo essere definiti obbligati, i quali appunto sono chiamati per la professione che svolgono e per la posizione che ricoprono a svolgere tutta una serie di verifiche per far sì che ci sia la conformità ai requisiti di legge sulla normativa del settore e monitorare attivamente, quindi farsi parti attive per segnalare operazioni e o trasferimenti di denaro sospette. La materia dell'antiriciclaggio, senz'altro, ha conosciuto negli ultimi anni una rapida e repentina evoluzione e di questo dobbiamo dare il merito soprattutto all'iniziativa del legislatore europeo. Perché? Perché proprio ci riferiamo specialmente quando parliamo appunto di questa materia alle direttive comunitarie che si sono succedute nel tempo e che poi naturalmente essendo la direttiva necessita essendo la direttiva un atto sovranazionale che necessita di una normativa di recepimento, il nostro legislatore nazionale ha dovuto recepire e ha fatto sì che appunto il nostro paese si sia dotato di un sistema antiriciclaggio che possa appunto davvero essere efficace e portare a soddisfare lo scopo, quello appunto, come diceva, come troviamo anche in questa definizione, di bloccare e ravvisare operazioni che possano subodorare di finalità di riciclaggio, in quanto appunto derivanti dal reato stesso di riciclaggio, nonché anche di finanziamento al terrorismo. Un quadro normativo, come dicevo, che fa da padrone, sul quale fa da padrone la normativa sovranazionale, ed infatti qua possiamo catalogare le fonti legislative diciamo per rapporto gerarchico, quindi partendo da quello che è la fonte principale a livello europeo, la quarta direttiva del 2015, che poi è stata modificata nel 2018. E invece a livello nazionale facciamo riferimento alla normativa cardine sull'antiriciclaggio, il decreto legislativo 231-2007, anch'esso oggetto di modifiche in quella più ampia che vedete citata con il decreto legislativo 170 del 2016, a cui diciamo hanno fatto seguito e diciamo da supporto anche tutta una serie di circolari ministeriali. Naturalmente poi non dobbiamo dimenticare che anche a livello di singoli studi devono essere adottate linee guide e direttive interne. In Italia appunto Allora, posso intervenire un secondino?
Sì, certo. Ti farei anche una domanda, ma la tengo per dopo. Va Allora, bene. abbiamo all'interno dello studio il dottor Corti, qua Fabio, dottor Corti. Visto che l'avvocato Mattalone ha appena detto che anche i singoli studi devono organizzarsi e avere delle linee guida, eccetera, eccetera, volevo magari intervenisse anche lui per dire che anche lo studio ha adottato questi protocolli, giusto Fabio? Sì, confermo. E faccio Abbiamo delle linee guida anche io dello studio, un'osservanza. giusto? Ripetimi. No, non mi faccio, non accendo il video perché ho una connessione scarsa. No, non preoccuparti. Però giusto ieri, se vuoi spiegare alle persone che sono qui cosa hai fatto ieri pomeriggio, ci hai messo 2 ore, credo almeno. Sì, allora ieri pomeriggio ho fatto una segnalazione al WIF, in quanto si è presentato un cliente e tramite un'indagine semplicissima su Google abbiamo notato degli articoli dove il soggetto interessato veniva giudicato penalmente, per reati e di conseguenza ci siamo presi l'incarico, l'onere di segnalare questo evento tramite questo portale che purtroppo non è molto intuitivo e niente, abbiamo fatto questa segnalazione alla Banca d'Italia. E noi clienti l'abbiamo dovuto abbandonare o l'abbiamo continuato a seguire? L'abbiamo abbandonato, cioè abbiamo fatto una comunicazione, e abbiamo deciso di revocare il mandato. Anche se si può evitare di far ciò, l'importante è che si fa la segnalazione, ma non si è obbligati ad abbandonare il cliente. Perfetto, grazie Fabio. No, mi fa capire che poi le cose sono pratiche, vengono gestite tutti i giorni dagli interessati. Scusa, avvocato Mataloni, per No, no, anzi, io ringrazio l'avvocato Della Vella per questo intervento e chiedo anche al collega Corti se volete intervenire su specifiche dell'argomento molto volentieri, così diciamo un doppio ruolo in questo momento. Un po' vi racconto la normativa e un po' diciamo io ascolto questa casistica che forse a me capita meno, ma insomma volentieri anche per chi ci ascolta diventa più interessante anche, no? L'applicazione poi concreta di queste normative. Grazie Lorenzo. In Italia la normativa antiriciclaggio, l'ho appena detto, si fonda sul decreto legislativo 231 del 2007. Che cosa ha voluto fare il decreto? Introdurre nel nostro ordinamento adempimenti con lo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico-finanziario. E vi chiedo uno sforzo da questo punto di vista, perché tutta questa normativa ormai pluridecennale, prima il legislatore comunitario e poi appunto il nostro per obbligo di recepimento, hanno voluto dare un valore sempre più pregnante a un principio fondamentale del diritto, no? Che è quello della trasparenza. È un principio che è diventato strumento di garanzia e che di cui si richiede l'applicazione ai soggetti privati come la pubblica amministrazione e quindi è una, se vogliamo, una raccomandazione, un intento che veramente nessuno esclude e da questo punto di vista è importante, appunto, lo vedremo nelle slide successive, la cosiddetta collaborazione attiva. Forse l'esempio che avete fatto, che hanno fatto il collega Corti e l'avvocato Della Bella, sta proprio a indicare come, se applicata correttamente questa normativa, che cosa credo che abbia poi avuto l'effetto di questa segnalazione e questa disclosure. Questa ricerca, il fatto di non incappare in problematiche che potessero appunto avere sotto il profilo dei divieti che questa normativa impone, ma che appunto naturalmente devono saper essere gestite dagli stessi collaboratori, in questo caso parliamo di uno studio professionale, e quindi linee guida che possano orientare la ricerca e la verifica a valle.
e quindi non solo la modulistica, ma anche, e a mio avviso aspetto ancora più importante, la formazione e la consapevolezza del singolo collaboratore, che poi naturalmente si rapporterà al titolare dello studio, all'avvocato, al commercialista, al notaio, ma che sia in grado appunto di avere questa sensibilità, mi piace definirla così, questa propensione a poter applicare in maniera corretta una disciplina senz'altro non di facile interpretazione, ma che di certo, diciamo, è tutelante per gli stessi studi professionali. Provo ad andare avanti. Perdonatemi con le slide, ecco qua. Definizione di riciclaggio. E beh, perché oltre a essere una normativa che ci detta l'Unione Europea, è una normativa trasversale. Trasversale perché non solo impone degli adempimenti di natura di verifica e quindi di natura amministrativa, ma anche tocca sicuramente l'aspetto penalistico. Qui due le norme che ci danno la definizione del reato di riciclaggio. Il primo è l'articolo 648 bis, ai sensi del quale, escludendo, lo vedete in apertura della norma, il concorso nel reato, chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare la provenienza della delittuosa di questi beni o di questo denaro, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Ancora, questa è la definizione di riciclaggio. Poi a seguire l'articolo 648 ter 1, dove invece troviamo la definizione di autoriciclaggio. Una reclusione da 2 a 8 anni a chiunque, avendo commesso, concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie e ancora imprenditoriali il denaro, beni, altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da delittuosa. Allora, che cosa accomuna queste due fattispecie di reato? Che il reato presupposto, cioè quello da cui deriva il denaro, che poi sarà riciclato, deve essere di natura dolosa, ossia intenzionale. Inoltre, trattasi sempre di delitto e mai di contravvenzione. E ancora, in entrambe le fattispecie, la condotta consiste in operazioni quali le abbiamo appena viste, impiego, sostituzione, trasferimento, idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o di altre utilità e che costituiscono il provento del delitto presupposto. Nel primo caso, e che cosa invece le differenza? Nel primo caso, nel reato di riciclaggio, il soggetto che ricicla non è lo stesso che ha compiuto il reato presupposto. Infatti, se riprendiamo la formulazione della norma, della prescrizione, si apre con la locuzione fuori dei casi di concorso del reato, mentre nel caso di autoriciclaggio il soggetto che ha compiuto il reato presupposto è il soggetto che ricicla il denaro o altri beni o utilità è la medesima persona. In ogni caso è previsto un inasprimento della sanzione qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Ho detto in apertura che l'antiriciclaggio è un'attività preposta alla prevenzione e alla verifica di queste condotte delittuose. Bene. E ho parlato anche di soggetti che definiremo obbligati, ossia sui quali questo dovere di ispezione vi è per legge. Ma chi sono nello specifico questi soggetti che devono rispettare la normativa antiriciclaggio? Allora, sicuramente moltissime società e professionisti. L'articolo 3 del decreto 231 del 2007 che ci fornisce un elenco molto dettagliato e che noi possiamo, diciamo, raggruppare nelle seguenti categorie. Allora, innanzitutto la categoria degli intermediari bancari e finanziari, fra cui non solo loro, ma anche altri operatori finanziari,
società fiduciarie, mediatori creditizi, ma soprattutto, che forse è quello che ci interessa di più, i professionisti, sia in forma individuale, sia associata, sia societaria, e tra cui qua possiamo menzionare senz'altro i dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, e voglio sottolineare, soprattutto per quanto riguarda il nostro settore legale dello studio, una disciplina peculiare è riservata a notai e avvocati, che diventano soggetti obbligati quando in nome o per conto dei propri clienti, e qua soprattutto è a noi il riferimento, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti in altre attività finanziarie. Quindi mi viene condividere con voi questa riflessione anche per noi avvocati, che non solo in quel momento accogliamo il cliente e lo rappresentiamo con il dovuto mandato, ma deve scattare nella funzione di rappresentanza e di assistenza anche quella di svolgere queste verifiche nei confronti del nostro stesso cliente, che non è neanche semplice, proprio perché spesso, no, l'avvocato è visto come alleato tout court del cliente, ma che in questo caso naturalmente invece ha un obbligo di legge, soggetto obbligato, a far sì che qualora ci sia il sospetto che la provenienza dei denari atti proprio a gestire gli emolumenti che chiediamo per l'assistenza siano di natura lecita e non possano in alcun modo essere inquadrati in una condotta lesiva delle norme antiriciclaggio. Posso farti un esempio pratico? Volentieri, grazie. Allora, è successo che un mio cliente che aveva dei risparmi da parte aveva intenzione di acquistare un immobile e abbiamo fatto tutti i contratti preliminari, abbiamo assistito il notaio e tutto il resto. A un certo punto il cliente mi dice: guardi, io vorrei comprare questo immobile non come persona fisica ma tramite la mia fiduciaria. Al che gli ho detto: se nessun problema che lei la voglia acquistare come con la fiduciaria, però io sono obbligato ad adempiere gli obblighi antiriciclaggio, e quindi l'utilizzo di una fiduciaria è un elemento sospetto, non un indicatore di riciclaggio, ma un elemento sospetto, per cui se vuole utilizzare la fiduciaria sappia che io la seguo, porto a compimento l'operazione, però faccio la comunicazione all'UIF, quindi l'ufficio che si occupa di riciclaggio, e porta avanti anche la segnalazione. E lui mi dice: ma si figuri se io non posso acquistare con la fiduciaria. No, guardi, con la fiduciaria può acquistare, però l'operazione deve essere segnalata, quindi non è un qualcosa che è un indicatore assoluto e certo di riciclaggio di denaro, ma è comunque un'operazione che deve essere comunque oggetto di una segnalazione, quindi di una valutazione. Ciò non toglie che l'operazione sia lecita, legittima, è stata fatta e il notaio ha stipulato l'atto e noi abbiamo seguito correttamente il cliente per evitare che comprasse a un prezzo sbagliato o gli accordi non fossero quelli corretti. Ma in trasparenza col cliente si possono valutare questi effetti. Non sempre il professionista deve essere qualcuno a favore del cliente o contro il cliente, ma a fianco del cliente lo aiuta a prendere le scelte migliori per lui. Per lui in quel momento l'operazione migliore era farla tramite una fiduciaria, l'operazione è stata conclusa, la segnalazione è stata fatta e non c'è stata nessuna conseguenza per il cliente. Però sono momenti in cui il rapporto cliente-professionista viene stressato, perché entrano argomenti che non sono di facile comprensione per il cliente, ma che devono cominciare a entrare un po' nelle orecchie dei nostri clienti, in modo che possano essere tranquilli e sicuri di aver fatto un'operazione legale e legittima. Ah, sì, assolutamente, mi trovi d'accordo, è quello che dicevo prima, no? Il fatto di condividere con il cliente questa verifica potrebbe in qualche modo far scattare il malumore, come se stessimo in qualche modo indagando, no, noi come soggetti sull'operazione, quindi anche su quello che poi sono i proventi messi in gioco. In verità, come l'hai appena detto tu molto bene, è a tutela del cliente questa
questa condivisione della necessità di svolgere questi controlli non deve essere visto appunto in antagonismo dal cliente, ma anzi deve essere apprezzato nei confronti del professionista. Intanto un professionista preparato, un avvocato preparato, intanto un avvocato che parla di antiriciclaggio e soprattutto che appunto che cosa fa attraverso questo confronto e questa ispezione, mette diciamo a tacere ogni possibile rischio o sospetto anche nei confronti di altri professionisti. Parlavi tu prima giustamente che questa operazione poi ha coinvolto anche il notaio per definizione è, come noi, è obbligato a svolgere questi adempimenti. Ecco che naturalmente ben avrà potuto essere contento il notaio che aveva già forse probabilmente insomma questa verifica, il cliente, perdonami, era già tranquillo su quanto avevi già svolto tu come avvocato in prima battuta. Questo è importante perché non è un voler sanzionare noi il cliente o non essere dalla sua parte, è semplicemente far presente che esiste questa normativa e che un avvocato preparato sa condurre questa operazione sempre fidelizzando il cliente e a suo vantaggio nel suo interesse. C'è una domanda di Armando Barzasi. Sì, grazie Stefano. Volevo fare una domanda. È successo un caso di questo tipo un po' di tempo fa. Io lavoro, sono assicuratore, lavoro per le generali. Tempo fa abbiamo fatto una variazione su un contratto, caso morte, vita, perciò non c'è denaro, a meno che non venga a mancare l'assicurato, che all'origine Ho perso l'audio. Armando è andato via. Attiva l'audio. Sì. Ok, lo sentite? Allora, sì, adesso sì, perfetto. Dovevamo dire adesso sì. Che stavo parlando. Allora, ricapitolo dall'inizio. Sì. Allora, mi è successo questa situazione. Avevamo fatto una polizza di una società di persone. Polizza caso morte, perciò non prevedeva trasferimento di denaro, fatto il caso che venisse a mancare la persona assicurata. All'origine era stata così definita: contraente la società e beneficiario la società, e assicurato una delle figure chiave che era anche amministratore. Successivamente, a distanza di tempo, per ragioni interne loro, abbiamo modificato i beneficiari. E il beneficiario del contratto è diventato il coniuge dell'assicurato. Aveva i generali, che è molto attenta a tutte le operazioni, subito ci ha allertato e ci ha chiesto un verbale d'assemblea perché questa operazione poteva ledere indirettamente gli altri soci, cosa che noi abbiamo fatto. Chiaramente abbiamo chiesto il verbale, gli altri soci erano d'accordo, l'operazione è stata fatta. Adesso, al di là della fiscalità, era proprio il concetto della segnalazione. In questo caso avremmo dovuto fare la segnalazione noi, oppure? Caso un po' particolare, non so se l'ho spiegato bene, avete bisogno di altre delucidazioni. Rispondo io, Leonora. Sì, credo che non sia un problema di segnalazione, a prescindere, sia un problema di valutazione. Cioè, quando si parla di antiriciclaggio, sono tre elementi da valutare. Le parti contraenti sono due, solitamente, o più, quindi una parte contraente, l'altra parte contraente e l'operazione in se stessa. Ok. Se si fa una verifica antiriciclaggio, quindi si può fare un'adeguata verifica sull'operazione connessa ai due soggetti, qualora cambi uno dei due soggetti, deve essere rifatta la valutazione antiriciclaggio. Perché può darsi che uno dei soggetti, per esempio, sia prima la società lasciava i valori al socio che era anche amministratore, poi il socio è cambiato, quel socio, per esempio, faccio un esempio stupido, potrebbe avere una carica politica e in questo caso cambiando il livello di attenzione, perché la carica pubblica, la carica politica innalza il livello di attenzione, se noi rifacciamo l'adeguata verifica otterremo un risultato differente. Quindi non è detto che bisogna per forza fare una segnalazione, bisogna farla quando la nostra adeguata verifica, cioè quando l'incrocio del luogo
dell'oggetto e dei soggetti che si occupano di questa operazione ci dà un risultato anomalo, a quel punto sì, va fatta la segnalazione, ma non va fatta a prescindere, cioè va rifatta la valutazione antiriciclaggio sicuramente. Poi se esce un indice anomalo, allora a quel punto va fatta la segnalazione. Va bene, grazie Lorenzo. Bene. Grazie. Proseguo brevemente, seguendo la slide che abbiamo di fronte. I soggetti, sempre nell'ambito dei soggetti obbligati, dobbiamo capire come il sistema sia strutturato, e in particolare tre sono gli istituti fondamentali. L'adeguata verifica della clientela, secondo l'approccio basato sul rischio, risk approach, registrazione, archiviazione e conservazione dei rapporti delle operazioni, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette. Questo è in estrema sintesi quella che è poi l'impianto della normativa del settore. E due, i principi generali. Un principio di proporzionalità, primo principio generale, fra l'operazione da compiere e il tipo di verifica da effettuare. Questo un po' forse, dottore, quello che ci diceva lei, no? Il dubbio, nel senso quando effettivamente poi fare la segnalazione, perché? Perché naturalmente al contrario non deve compiersi tout court o in automatico il sospetto uguale segnalazione. Quindi è proprio la formazione e la sensibilità del professionista che ha di fronte il caso concreto, e dottore il suo esempio credo che proprio calzi a pennello per quanto sto dicendo, tra quello di poi appunto svolgere le verifiche e poi tutta la parte invece tecnica di segnalazione. Quindi questo è importante per a maggiore sensibilità sul tema corrisponde l'effettiva bilanciamento degli interessi in gioco e quindi la scelta ponderata di compiere o meno la segnalazione. Ma c'è un altro principio generale che incardina la normativa, che è appunto quella di essere attenti alle circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate. E qui naturalmente diciamo è un principio rispettare a seconda naturalmente dell'ambito in cui ci troviamo. Quindi la possibilità, per esempio, noi come avvocati, ma parlo anche dei notai, di poter avere un colloquio con il cliente preliminare a poter noi poi capire la situazione, in che ambito e come gestirli, quindi in che ambito porci e svolgere le dovute verifiche, e naturalmente più gli elementi e più come professionista sono in grado di raccogliere anche sulla stessa testimonianza del nostro cliente, poi naturalmente questo facilita appunto il giudizio di bilanciamento e lo svolgere dei susseguenti adempimenti. Nozione di titolare effettivo. Chi è il titolare effettivo? Il titolare effettivo è la persona fisica, diversa dal cliente, nell'interesse del quale è eseguita la prestazione professionale. Per le persone fisiche, il titolare effettivo è eventuale, banalmente in caso di procuratore, e molto spesso qua la domanda che ci hanno fatto anche come studio, ma avvocato, la verifica va fatta sul procuratore che ha procura speciale a vendere, per esempio nell'ambito di un rogito notarile, oppure su chi effettivamente è il soggetto rappresentato? Ecco, questa è una domanda che può far nascere il dubbio sul collaboratore, per esempio anche mi riferisco alle agenzie immobiliari, dove magari c'è la persona che svolge un tutt'altro mestiere fuorché appunto quello di meno avvezzo magari al legale e da questo punto di vista è legittimo il dubbio, no, di dire ma io la verifica, l'adeguata verifica su chi la svolgo, sul procuratore o su chi naturalmente ha conferito procura. Invece per le persone giuridiche il titolare effettivo esiste sempre, ossia non è possibile che non vi sia un titolare effettivo. Facciamo alcuni esempi: titolare effettivo di una società di capitali è la persona fisica che detiene più del 25% del capitale sociale,
ma ancora non li leggo tutti per non annoiare. La persona fisica che ha il controllo della maggioranza dei voti o un'influenza dominante, insomma il titolare effettivo nelle società, anche in quelle di persona, esiste sempre, e in quest'ultimo caso è il legale rappresentante. Ci sono ancora degli esempi specifici, dei casi specifici, mi riferisco nel caso di fondazioni, associazioni cooperative, in cui per identificare il titolare effettivo, in questi casi si trattano di enti giuridici non riconosciuti, sarà necessario acquisire molti documenti, ad esempio l'atto costitutivo, lo statuto, questo per, diciamo appunto, avere il quadro complessivo e concreto e verificare e poter svolgere il controllo richiesto. Quindi nessuno escluso con quanto al soggetto obbligato. Il titolare effettivo, due macro categorie, nel caso di persone fisiche può essere anche eventuale, e l'esempio della procura credo che sia quello più semplice e più immediato. Nelle persone giuridiche sempre presente il titolare effettivo, e nelle società, adesso l'esempio qua che avete sulla slide riportato è la differenza fra una SPA e una società di persone, in quest'ultimo caso andremo a fare i controlli sul legale rappresentante. Che cosa deve fare il professionista? Nel caso degli studi professionali, la maggior parte dei reati presupposto ha natura fiscale, e l'opera del professionista è proprio di supporto ai soggetti istituzionali. E qui lasciatemelo dire ancora una piccola digressione: obbligare i professionisti alla disclosure preventiva per le operazioni potenzialmente rischiose, che appunto dando anche delle segnalazioni di operazioni sospette, fa sì che cosa ne deriva? Che vi sia consapevolezza da parte sia degli operatori, sia dei professionisti che dei cittadini, che queste operazioni saranno sottoposte al vaglio dell'autorità e dagli organismi ispettivi. Quindi questo tipo di formazione serve proprio a essere veicolata anche sugli stessi cittadini, potenziali clienti, che devono appunto conoscere questi obblighi, che potranno essere riversati nel loro caso, ma che appunto ne derivano dal fatto che tutti, sia l'obbligo del professionista che la consapevolezza del cittadino, sono orientati a far sì che ci sia davvero lo scopo di bloccare in tempo, e quindi di verificare operazioni potenzialmente rischiose. Il decreto legislativo, il 231/2007, impone obblighi di collaborazione. Collaborazione che possiamo distinguere di due tipi: collaborazione passiva, finalizzata a garantire che cosa? La conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti alle transazioni effettuate, quindi un obbligo di conservazione, lo vedremo più avanti come adempimento a sé; collaborazione attiva, quella per esempio del professionista, volta proprio ad individuare e segnalare le operazioni sospette. Prima fra tutti, a questo lo abbiamo visto prima, dei tre istituti fondamentali è l'adeguata verifica. L'adeguata verifica trova la sua disciplina nell'articolo 17 del decreto legislativo 231/2007, con riferimento a tutti i soggetti obbligati, diversamente alla quanto prevedeva il testo previgente. Ancora il comma 1 dell'articolo 17 dispone che i soggetti obbligati devono rispettare gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, con riferimento a che cosa? Ai rapporti, alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale nei casi di seguito mostrati. Ed ecco che quando svolgerla questa adeguata verifica, quando il professionista deve materialmente avviare la macchina ispettiva che gli compete. Senz'altro in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo
o del conferimento di incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale. Banalmente, lo raccontava prima l'avvocato della Bella con l'esempio, si rivolge a noi un cliente il quale appunto ha l'intenzione di acquistare una proprietà immobiliare, ma in questo caso diciamo il flusso di denaro o comunque dal racconto e dalla inquadramento della dinamica della fattispecie concreta abbiamo appunto avuto l'esigenza, sospettato di eventuali riflessi di questo tipo e quindi abbiamo poi cercato appunto di svolgere tutte le verifiche del caso. Ma ancora, quando svolgere la verifica in caso di esecuzione di un'operazione occasionale disposta dal cliente, e qui mi rifaccio proprio al disposto normativo, l'operazione che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica, e questo è molto importante, o con più operazioni che appaiono come collegate fra loro, per far sì che in verità da tante operazioni frazionate in verità si stia parlando e oggetto della prestazione sia unica, o ancora che consiste in trasferimento di fondi che l'articolo 3 del paragrafo 1 del regolamento del 2015 consideri superiore a 1.000 euro. Ultimo caso, con riferimento ai prestatori di servizi di gioco in occasione del compimento di operazioni di gioco, e questo invece lo troviamo appunto come specificato nel decreto legislativo 231. Adeguata verifica, comma 2, articolo 17, i soggetti obbligati procedono in ogni caso all'adeguata verifica quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, FDT in acronimo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. Quindi abbiamo visto, ci sono delle soglie, sì, c'è un testo normativo che ci dà anche un limite, un'idea di importo oltre i quali è necessario svolgere l'adeguata verifica. Tutto questo lo lasciamo in seconda battuta quando il professionista sensibile alla materia ritenga l'operazione in qualche modo sospetta, ma ancora quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione. E anche qui naturalmente mi ritorno a condividere con voi il pensiero iniziale, ossia quello che più il professionista è avvezzo e preparato su questa materia, che ripeto inizialmente può presentarsi anche molto macchinosa, ma più questo consente di poter avere proprio il grado la sensibilità nel decidere di procedere a queste verifiche. Eleonora, scusa, c'è Armando. Sì? Sì, dottore. Allora, un dettaglio. La slide precedente. Sì. Spero che mi sentiate bene, che io sento un ritorno. Allora, è indicato che, vabbè, operazione oltre 15.000 euro e operazione oltre 1.000 euro, se in qualche modo, diciamo, possono essere collegate. Nell'ambito assicurativo si possono accettare contanti solo per il ramo auto sotto 1.000 euro e nel ramo danni sotto 750 euro. Se un cliente in un arco temporale mi versa contanti, restando comunque in questa soglia, se ho ben compreso, io sono obbligato a fare l'adeguata verifica. Se l'operazione è... sì, tecnicamente sì. Tecnicamente sì, perché qua non dice i tempi. Cioè, il cliente può pagare una volta al mese, può effettivamente pagare polizze e contanti perché lo consente, io quando sono obbligato a fare l'adeguata verifica? Secondo la mia discrezionalità o ci sono comunque dei tempi o dei modi da verificare? No, secondo quello che può essere alla luce di altri dettagli e elementi, in qualche modo
sospetto la provenienza del pagamento, quindi dei denari utilizzati per soddisfare la quota polizza. Ok. Cioè il fatto che il cliente, secondo lei, dottore, possa in qualche modo aver, insomma, o anche lei, notato determinati elementi che possano non rendere così lecito, mi passi il termine, o trasparente la provenienza di questi denari, è bene che questo cliente perlomeno o venga diciamo intervistato in maniera più ampia e quindi in maniera più approfondita, o in estrema autotutela, ma ripeto, fermo dottore il principio che parlavo all'inizio, cioè di proporzionalità, nel senso che non deve diventare una seconda attività qualora non ce ne siano i presupposti, però nel caso diciamo ci sia questo tipo di sospetto, direi di procedere con le dovute verifiche, ecco. Poi non è mai così facile, nel senso che appunto io credo che proprio sia anche una questione di casistica, no? Da questo punto di vista, quindi e di esperienza su questi casi, dove uno ha sicuramente la buona fede di ricevere il cliente e non voler pensar male, in verità poi c'è tutto un dentellato normativo che da tener conto. Poi dottore, nelle slide successive ci sono anche proprio gli esempi degli elementi da tenere da conto. Va bene, grazie. Lei. Allora, dicevamo, ho adeguata verifica, comma 4, i soggetti la eseguono nei confronti dei nuovi clienti, nonché di quelli già fidelizzati, rispetto ai quali comunque l'adeguata verifica si pone come strumento opportuno rispetto a che cosa? Al mutato livello di rischio di riciclaggio, di finanziamento associato a quel cliente. Quindi anche qua sfatiamo un mito, non significa che un cliente ligio ai pagamenti più trasparenti possibili non possa in qualche maniera cambiare il profilo e quindi rendersi necessario anche nel cliente storico dello studio o nei confronti del professionista che ha sempre scelto e cui si è sempre affidato. Anche in questo caso, qualora ci siano gli elementi opportuni che determinino la necessità di svolgere una verifica, la storicità del cliente non deve essere un deterrente per non compierli. Ancora, gli obblighi di adeguata verifica non si osservano rispetto allo svolgimento di attività di mera redazione e trasmissione o trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione personale. Quindi è questa una prima invece esenzione. Cosa consiste l'adeguata verifica? Consiste in identificazione del cliente attraverso l'acquisizione di documenti di identità al primo momento utile, quindi questa è una cosa importantissima, è un'attività prodromica, cioè non che io prima ricevo il cliente, do il parere, studio la pratica, avvio l'istruttoria e poi mi ricordo che la prassi di studio mi impone di fare l'adeguata verifica. Cioè non significa che come appena conosco il cliente faccio firmare il modulo, ma significa che una volta che io ho gli elementi per poter procedere con tutta la diciamo prassi di studio che ogni studio adotta, devo ricordarmi e procedere con la sottoscrizione del modulo antiriciclaggio al primo momento utile. Identificazione del titolare effettivo attraverso la richiesta al cliente o la verifica sui pubblici registri. Identificazione della parte che non ha contatto diretto con lo studio, quale il professionista o il cliente. Acquisizione e valutazione di informazioni recepite direttamente o indirettamente sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
controllo del rapporto con il cliente e del comportamento tenuto durante tutto il periodo di contatto. E questa è una cosa importantissima. Quindi attività prodromica, attività che deve essere svolta in maniera effettiva. Parliamo di trasparenza, parliamo di disclosure, parliamo di bloccare in maniera repentina e preventiva l'operazione sospetta. E quindi non devo dimenticarmi e compierlo di tutta fretta quando, per esempio, magari ho già ricevuto un versamento di denaro. Questa è una cosa importantissima, ma ancora verifica e sensibilità per tutta il periodo di contatto che ho con il cliente. Dicevo prima, storicità, non storicità della posizione della persona all'interno dello studio professionale, ma anche per la singola prestazione, perché magari ho il sospetto che è sospetta quella specifica prestazione richiesta in quel preciso momento, deve essere monitorata per tutto il tempo del suo svolgimento. Non esistono esoneri dall'adeguata verifica, neanche le banche, che nonostante siano tenute come soggetti obbligati a svolgere gli adempimenti, naturalmente possono diventarne oggetto. Poi abbiamo tre tipi di adeguata verifica, tre tipologie. Quella semplificata, così si viene denominata. Perché? Perché è meno estesa dell'ordinaria, è quella più frequente e riguarda tutti i soggetti che sono considerati a basso rischio, ossia soggetti sottoposti ad attività di vigilanza, pubbliche amministrazioni o soggetti che risiedono in zone geografiche a basso rischio. Sappiamo anche che geograficamente esistono, diciamo, zone dove il rischio di operazioni finalizzate al riciclaggio del denaro sono più attive e altre, diciamo, si connotano per un minor rischio, e con riguardo a questi soggetti per i quali non sorge il dubbio durante tutta l'operazione. In particolare, quella semplificata, adeguata verifica semplificata, si compone di queste tre fasi: identificazione del cliente, e sempre qua la possibilità di richiedere appena possibile il documento d'identità, quello proprio per fare la ricerca. Forse lo diceva prima il collega Corti nell'aver contestualizzato il cliente, il nuovo cliente che appunto è stato poi per il quale non si è proceduto, non ha continuato il mandato. Identificazione dell'eventuale titolare effettivo, che qualora non si possa avere evidenza da pubblici registri, deve essere confermata dal cliente, e sottoscrizione della dichiarazione di non essere persona politicamente esposta. Ancora, procediamo, quella ordinaria. L'adeguata verifica ordinaria invece si deve attuare quando mi accorgo che un elemento presente un elemento oggettivo o soggettivo che faccia sorgere la necessità di approfondire la verifica. E a tale fine quindi sarà opportuno indagare che cosa? Scopo dell'operazione, perché magari appunto non è così chiaro, perlomeno inizialmente, o perlomeno nelle modalità in cui il cliente in un primo momento mi ha descritto l'operazione. Perché? Perché ha omesso degli elementi? Perché è stato reticente su alcune domande? Senz'altro. Il rapporto tra il cliente e l'eventuale titolare effettivo o esecutore, esempio sempre del procuratore, o ancora quando il professionista maturi dubbi in merito alla proporzionalità fra il tenore di vita e la consistenza patrimoniale del cliente e l'operazione posta in essere, e possa quindi dover acquisire, e si ponga nella posizione di dover acquisire informazioni in merito alla provenienza del denaro utilizzato per la prestazione richiesta. E anche in questo caso, proprio perché il modulo dell'antiriciclaggio è un documento vivo, è un documento che non sta nel cassetto per tutta la durata della prestazione che mi richiedono di svolgere, si procede a questa verifica anche quando emergano nuove informazioni che in qualche modo fanno capire al professionista che magari la adeguata verifica semplificata
non è sufficiente. Quindi, di fronte a nuovi elementi che emergono anche in corso di pratica, il professionista può senz'altro fare che cosa? Magari ha già svolto quella semplificata, ma ha sicuramente il dovere di poter procedere con una verifica ancora più approfondita. Tutto questo naturalmente lo si pone nell'ambito di un dialogo di fiducia con il cliente stesso. Quindi, ripeto, non si andrà a indagare sotto forma di carabiniere cattivo di tutto quello che può diciamo essere la vita del cliente. Anche il professionista dovrà canalizzare le domande e fare le domande più efficaci, più diciamo oggettive e soggettive del caso, per appunto reperire solo gli elementi che servono per essere tranquilli sotto il profilo della verifica, ma che naturalmente poi insomma deve sempre diciamo il professionista stesso svolgere un'operazione di bilanciamento, no? Anche perché, ripeto, poi ovviamente scopo dell'incontro e del mandato è la prestazione specifica. In caso invece ci sia un fattore di rischio oggettivo geografico, paesi di blacklist, oppure sia presente un indicatore di anomalia, o quando sia coinvolta una persona politicamente esposta, una fiduciaria, l'esempio dell'avvocato Della Bella trattava proprio questo caso, allora si passa addirittura a dover svolgere un'adeguata verifica rafforzata. Elementi questi che abbiamo naturalmente inserito nel nostro modulo antiriciclaggio che il cliente deve sottoscrivere, ma rispetto ai quali, alla presenza dei quali, dobbiamo attivarci senz'altro per poter svolgere la comunicazione al titolare, poi insomma la condivisione di questi sospetti con i titolari di studio e procedere alla segnalazione. La verifica rafforzata, che fondamentalmente poi qui sì abbiamo una sorta di automatismo, sfocia in una segnalazione di attività sospetta, prevede l'esame del contesto delle finalità di operazione, l'acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente, sul titolare affettivo, quindi anche qua una maggior analisi da parte del professionista, che deve andare a verificare gli elementi posti, non solo a capirne bene lo scopo e la natura del rapporto, ma anche, vedete qua dalla slide, intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire effettivamente per tutta la durata di questo rapporto contrattuale della prestazione professionale il controllo, applicazione di misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio, verifica della provenienza dei fondi utilizzati e delle risorse messe a disposizione da parte della disponibilità del cliente, in caso di prestazioni continuative, valutazione del comportamento del cliente stesso, nonché della tipologia di operazione richieste al professionista di svolgere unitamente al cliente. Conservazione. Altro adempimento: prima di avviare una pratica è necessario compilare il modulo antiriciclaggio dello studio. Allora, io ce l'ho qua davanti, naturalmente, non so se la telecamera lo riesce a inquadrare, magari datemi un cenno, giusto per far vedere la concretezza di quanto stiamo dicendo. Io qua davanti abbiamo il modulo di studio adottato dallo studio di identificazione della clientela, dove abbiamo tutta una serie, poi magari ne leggo una parte, tutta una serie di richieste, quindi, che sottoponiamo al cliente, che deve debitamente sottoscriverlo. Che cosa? Questo più un consiglio per chi anche sono i miei colleghi, per tutte i colleghi in ascolto. È consigliabile allegare i seguenti documenti: la fotocopia del documento di identità anche scaduto, la misura societaria che evidenzia il titolare effettivo, la natura dei poteri del cliente, l'ampiezza dei poteri stessi, ma anche per esempio la dichiarazione della società rispetto alla titolarità effettiva, la dichiarazione o meno della persona se politicamente esposta o meno, e ancora la fotocopia dei mezzi di pagamento, quindi copie di assegni, cambiali, bonifici.
Il collaboratore, e qua ripeto sempre sulla stessa, diciamo, consiglio della slide precedente, che cosa dobbiamo fare noi per primi, no? E poi naturalmente condividerle con i titolari dello studio. Prima, al primo momento utile, il responsabile, che conosce parimenti il cliente, chiedere la copia dei documenti d'identità. Noi accettiamo anche oltre alla patente che vale come documento valido il codice fiscale, ma ancora l'identificazione deve essere ripetuta in loro presenza, fotocopiando i documenti dell'originario. Quindi la buona prassi è quella di sottoporre con il cliente stesso il modulo e verificarlo insieme. Banalmente abbiamo cercato di rendere il nostro modulo più completo possibile, vi ha allegato anche al nostro modulo proprio il richiami alla normativa, ai singoli articoli dai quali poi è scaturito il format per ottenere queste informazioni, e procedo nel leggerlo, no? Quindi la dichiarazione del cliente comporta indicarci per esempio che cosa? La data della prestazione, l'oggetto, il valore dell'operazione, quindi la possibilità anche di indicare un valore preciso, il professionista incaricato con i nomi proprio, no, dei collaboratori chiamati in prima battuta a essere sensibili sulle verifiche da fare, quindi eventualmente anche a essere da testimoni per i titolari successivamente in caso di sospetto, la tipologia della prestazione richiesta, se è continuativa, se è occasionale, tutto quello che riguarda il metodo di pagamento, e quindi chiediamo se il mezzo di pagamento utilizzato sarà l'assegno bancario, il contante, ma ancora la possibilità di specificare un ulteriore mezzo di pagamento, l'origine dei fondi, dei eventuali fondi impiegati, e vado a fare qualche esempio: i ricavi da attività professionali, liquidazione di investimento finanziario, eredità. Ecco, sono tutte nozioni, sono tutte informazioni che noi chiediamo con questo nostro modulo al cliente e che ci permettono appunto proprio di applicare in concreto la normativa. Il responsabile chiede appunto la compilazione di questo modello nel caso ci siano dubbi o incertezze fra quanto dichiarato dal cliente e quanto emerso dall'istruttoria. Occorre sempre coinvolgere il titolare di studio e verificare insieme e appunto procedere poi con l'eventuale compilazione della terza sezione. Ancora si richiede al cliente naturalmente una collaborazione attiva, ossia deve effettivamente completare questo modulo per iscritto sotto la propria responsabilità. Noi chiudiamo il nostro modello con l'assunzione di responsabilità e dichiarazione di veridicità per far sì che effettivamente si attesti e si assuma la responsabilità che le informazioni fornite e che noi valutiamo, appunto vagliamo come professionisti, siano veritiere e possono appunto poi farci scegliere di svolgere dopo l'adeguata verifica la segnalazione o meno. Tutto questo deve essere completato prima, lo dicevo qualche minuto fa, dell'avvio dell'attività professionale, dell'avvio della prestazione di assistenza da parte di noi professionisti, e poi appunto c'è sono a disposizione del professionista 30 giorni per procedere con la segnalazione o meno. Uno dei principi fondamentali è l'approccio basato sul rischio, ossia tutto il sistema di prevenzione e di riciclaggio e di FDT ruota intorno al concetto di valutazione del rischio. Valutazione del rischio lo troviamo anche, lasciatemelo dire, sono più avvezza alla materia del GDPR, anche in quel caso con il GDPR si parla di valutazione del rischio. Detto in maniera più semplicistica, è lo stesso professionista che edotto dei principi delle normative di settore deve naturalmente assumersi il rischio di scegliere.
La discrezionalità, in questo caso, fondata sugli elementi oggettivi e sui parametri di legge nello svolgere le verifiche, è naturalmente una discrezione consapevole che ricade sul professionista stesso. È il professionista che decide di segnalare o meno. Autovalutazione, mitigazione del rischio del proprio studio, valutazione del rischio effettivo. I soggetti obbligati devono adottare presidi di adeguata verifica proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sono tenute a dimostrare alle autorità le misure adottate, se siano appunto adeguate in questo caso al rischio rilevato. Il professionista è tenuto a svolgere un'attività di approfondimento sulla scorta di regole generali, soggettive e oggettive che il decreto 231 del 2007 ci fornisce e decaloga. A tal fine si rende necessaria l'adozione di una procedura tale da associare a ciascun cliente sulla scorta dei parametri previsti un determinato livello di rischio. E questa è una cosa fondamentale. Si è parlato di modello di studio, si è parlato di procedura, si è parlato di momento in cui far attivare la procedura, perché ci può essere tutto un manuale e un modello perfetto, ma se poi non lo uso, se poi il collaboratore o il titolare non lo usano in maniera corretta, non lo usano in maniera concreta, ma una tantum per esempio, ecco che cosa mancherà? Mancherà la possibilità di dare evidenza che di fronte ad un caso che sospetto, ma per il quale poi ci sarà l'evidenza del reato, in caso di mancato completamento, adozione del modello stesso o di valutazione corretta degli elementi che sono emersi nella conoscenza del cliente, mancherà la possibilità di riferire all'autorità, di dare prova alle autorità che queste verifiche sono state compiute. Valutazione del livello di rischio, ovviamente quando c'è e quando è percepito come tale, si devono osservare determinati criteri. Rispetto al cliente che cosa? La natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento stesso del cliente rispetto alla richiesta, alla natura dell'operazione, alla richiesta di iniziare il rapporto di prestazione professionale continuativo e alla tipologia di prestazione professionale. L'area geografica di residenza o sede del cliente. Rispetto all'operazione, al rapporto continuativo e alla prestazione professionale, altri indici che vado ad elencare: tipologia dell'operazione, rapporto continuativo, prestazione professionale posta in essere, la modalità, la tipologia di svolgimento dell'operazione, la frequenza e il volume delle operazioni richieste allo studio professionale, quanto questo rapporto continuativo si matura nel tempo, la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto, del perché si richiede allo studio un rapporto continuativo o la prestazione professionale, rispetto all'attività svolta dallo stesso cliente e alle entità delle risorse economiche di cui il cliente ha a disposizione. Area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, rapporto continuativo o della prestazione professionale. Allora io qua vi racconterei un aneddoto, siamo quasi addirittura d'arrivo, vi racconterei un aneddoto. E questo è un po' un esempio per anche catturare nuovamente la vostra attenzione. Si presenta una bellissima ragazza in uno studio notarile, la quale appunto decide di acquistare un immobile. Me la descrivono come veramente una ragazza meravigliosa. Al momento il notaio, no, nell'indagare e nel procedere all'istruttoria, chiede a questa bellissima ragazza come intendeva pagare, quindi il mezzo di pagamento. La risposta fu:
ho, dottore notaio, ho 70.000 euro in contanti che ho portato qua oggi in una valigetta. Ecco, diciamo che questo, al di là nel cercare di recuperare un po' la vostra attenzione su questa tematica, vi fa capire, non è uno scherzo, cioè è capitato realmente. E diciamo che proprio questo è un esempio emblematico di come, in questo caso, il notaio chiamato a stipulare sia stato appunto attenzionato, no, sulla provenienza di questi denari che sono, in maniera molto come posso dire, senza malizia, da questa signora, sono stati appunto portati proprio fisicamente, e con i quali appunto la signora avrebbe voluto poi pagare il prezzo dell'immobile. Ecco, questo è proprio un esempio. Voi mi direte, qui anche un bambino avrebbe fatto l'adeguata verifica, senz'altro, però questo sono anche poi i casi che realmente si possono rappresentare al professionista incaricato di svolgere una determinata prestazione. I soggetti obbligati poi appunto devono adottare le procedure al proprio interno, quindi dipendenti, collaboratori, in modo tale da appunto verificare con estrema rapidità e in maniera anticipata violazione in tema e prevenzione del reato di riciclaggio. Queste procedure devono essere strutturate e fatte, svolte dallo studio al fine di con alcune caratteristiche, con alcune premure da parte dello studio stesso, ossia garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del presunto responsabile delle violazioni, la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o sleali conseguenti la segnalazione, lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione anonimo e indipendente proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato. La presentazione della segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato. Questa invece è una slide molto più pratica, perché ci dà una carrellata di come l'uso del contante diciamo è via via nel tempo diminuito, e quindi qua adesso proprio mi rifaccio all'esempio simpatico, insomma un pochino più simpatico che accennavo prima, la possibilità di dire in ambito di una stipula pago con l'immobile con 70.000 euro in contanti. Vedete che dal 2004 l'importo, la possibilità di effettuare pagamenti in contanti ha proporzionalmente subito sempre più una riduzione. Ad oggi il limite è 999 euro. Sanzioni. Il decreto legislativo prevede sanzioni. Questa è una riforma che è avvenuta nel 2017, prevede sanzioni amministrative anche per i professionisti, commisurate in base alla natura della fattispecie. Allora, si distinguono sanzioni penali, si distinguono sanzioni amministrative, e da questo punto di vista proprio il decreto legislativo 90/2017 ha introdotto importanti novità, e proprio perché diciamo era corretto, rispetto poi all'evoluzione stessa della normativa e della materia, diversificare le misure sanzionatorie a seconda di quello che poteva essere imputato come inadempimento al professionista che, in maniera leggera, in maniera superficiale, non ha ritenuto di procedere con intanto l'adeguata verifica, omissione di adeguata verifica, e poi eventualmente con la segnalazione. Diciamo che anche in questo caso, principio di proporzionalità, nell'applicare le sanzioni amministrative, il Ministero diciamo ha svolto un decalogo, tenuto conto del fatto che il destinatario, il destinatario della sanzione tra persona fisica o persona giuridica. In questo caso gli elementi di cui tener conto, e quindi combinare e
diciamo, decidere l'ammontare e la tipologia di sanzione deve tenere conto di che cosa? Della gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, l'entità del vantaggio ottenuto, quindi il lucro da, o le perdite evitate per effetto della violazione, qualora siano determinabili, il pregiudizio, la portata del pregiudizio cagionato che ha coinvolto terzi per effetto della violazione, sempre se determinabile, il livello di cooperazione con l'autorità prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile, quindi una sorta di ravvedimento operoso nel momento in cui è stato accertato l'omessa e quindi il profilo penale e sanzionatorio della condotta, l'adozione di adeguate procedure di valutazione commisurate alla natura dell'attività svolta e le dimensioni dei soggetti obbligati e naturalmente il fatto le precedenti violazioni se ce ne sono della materia. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità rispetto alla disamina e all'analisi di questi elementi, di questa carrellata di elementi, le sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica mi riferisco e di conservazione, articoli 56 e 57, quindi una non corretta applicazione di queste due norme, in questo caso le sanzioni possono essere ridotte da un terzo a due terzi. Mi fermo, sono arrivata alla fine con qualche minuto di anticipo, ma insomma rimango a disposizione per eventuali domande. Io non ho una domanda, ma farle i complimenti. Scusi se apro un ritorno. Grazie, dottore. È stata molto chiara. Io, tra le altre cose, ho partecipato a diversi corsi di formazione sull'antiriciclaggio, sia come consulente finanziario che nell'ambito assicurativo, però lei ha riassunto in maniera semplice e diretta quelle che sono le caratteristiche principali. Buona comunicazione. Grazie. Mi fa davvero molto piacere, mi creda. Anche perché non è proprio il mio settore, per cui ancora più mi fa ancora più piacere. Allora, davvero, grazie. Grazie, grazie mille. Io non so se sono collegati ancora Stefano e Lorenzo, non so se no, sono... No, mi sa che cioè, sono collegati, però non so Ele, se forse si sono un attimo staccati dal PC. Ok. Io spero di essere stata anche un po' d'aiuto a noi colleghe e colleghi, che insomma abbiamo un modulo che secondo me davvero è stato studiato molto bene, la nostra procedura insomma di studio è efficace sotto questo profilo, per cui sicuramente insomma da questo punto di vista noi dobbiamo continuare nell'applicarla così come abbiamo fatto finora, avendola insomma davvero secondo me applicata e fatto un format efficace da questo punto di vista, in modo tale che insomma siamo corazzati per poter insomma affrontare anche forse le situazioni più difficili, meno più ambigue da un punto di vista dell'analisi e dell'applicazione della normativa. Io devo lasciarvi, saluto e ringrazio sì, nuovamente. Io la ringrazio, dottore, anche per le sue parole, grazie molte, grazie. Buonasera a tutti. A presto. Grazie, Ele. Grazie, grazie. Lei, molto chiara, molto brava. Grazie mille, troppo buone. Complimenti, lei. Avvocatone. Grazie, collega Corti. Io speravo nel suo intervento. Dottor Corti, speravo nel suo intervento. Non c'era bisogno, hai detto tutto te. No, ce n'era bisogno, ma sei stato un galantuomo. Va bene. Bene.
A questo punto, se non ci sono altre domande, ringrazio tutti veramente per l'attenzione, la comprensione di questa, insomma, un po' della mia novità a parlarvi di questa materia, e vi do appuntamento al prossimo convegno di venerdì prossimo. Ci sarò ancora io. Parliamo invece del mio cavallo di battaglia, di GDPR, e lo decliniamo con videosorveglianza, siti web, e-commerce, app, da non perdere, perché davvero parliamo di cose, di esempi molto concreti ed efficaci. Grazie a tutti e una buona serata. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a te. Ciao.